Ciao a tutti ragazzi, qui è il vostro Felice, siamo con la nostra rubrica Happy Gamer, oggi su The Mighty Quest for Epic Loot, o come si chiama, un titolo difficilissimo. Comunque è un free to play della Ubisoft, attualmente distribuito su Steam, l'accesso è in open beta, quindi può scaricarlo chiunque, potete giocarci. Io l'ho appena scaricato, l'ho appena avviato e ancora non ho iniziato a giocare. Come vedete siamo alla schermata di selezione della classe del nostro personaggio. Non ho particolarmente idea di cosa aspettarmi da questo titolo, perché vorrei appunto analizzarlo insieme a voi. Quindi che ne dite? Iniziamo subito scegliendoci una classe. Qua abbiamo il mago, il cavaliere, l'arciere e la Runaway, che sembra una sorta di berserker. Io andrei sul mago perché in ogni MMORPG o comunque in ogni GDR, in ogni free to play, in ogni qualsiasi cosa scelgo sempre il mago. Quindi vediamo così un attimo cosa ha da offrirci. Allora, il tuo primo eroe è gratis, aggiungere altri eroi ti costerà. Ok, quindi già abbiamo scoperto che creare poi nuove classi per altri giochi ci costerà. Noi andiamo sicuri sul nostro mago. The Mighty Quest for Epic Loot, ho anche azzeccato il titolo. Questo è tipo il boss, cioè il padrone, diciamo, qua della situazione. Come vedete i toni sono nettamente ironici, scherzosi. In un certo senso ci riallacciamo un po' comunque al filone di South Park che abbiamo girato pochi giorni fa, parte 2, che vi invito ad andare a vedere sul nostro canale. E iscrivetevi, mi raccomando. Oh, buddy, there's a few small formalities we have to get out of the way before we can turn you loose upon this kingdom. I'm referring, naturally, to the small issue of my one-time retainer mandatory signing fee, opulencia, welcome tax, and advance exceptional performance. Don't worry, Pally. There's no better investment than one's own future. Now get out there and show me what you can do. Ok, ti faremo vedere, vedete, in open beta. Allora, la prima volta che entro nella schermata di gioco, la left click on the ground to move. Ok, quindi col tasto sinistro ci muoviamo. Siamo in pigiama, siamo degli evasi di galera, cosa siamo? Devo dire che comunque la grafica non è male, molto cartunesca, ha un po', diciamo, di ambientazione che ricorda un po' la Columbia di Bioshock Infinite. Ok, spostiamoci. Sembra che abbiamo un rametto a fuoco in mano. I polli! Un popollo, attenzione. Oh, andate via. Caruccio. Ok, vedo che qua. Guardate il pollo, poverino, stecchiti. Muori, pollo. Ho trovato un magician robe. Possiamo equipaggiarlo? Andiamo a intuito. Con lì si apre l'inventario. Non è vero, va bene. Ok, di qua non c'è. Questo è... cos'è? Un Sandshrew? Non ricordate il Pokémon? Veloce! Ok. Ok. Sono nemici? Sì, sono nemici. Andate via! Via! Ok, devo dire che l'impostazione è molto... molto presa da Diablo, ma mi ricorda di più Torchlight. Anche per la grafica mi ricorda Torchlight. Left click to bust. Ok, sì, per aprire la porta. Mamma, ricorda molto Torchlight. Vittoria, è stato difficile. Ok, esci dal castello cliccando sulle scale. Tutto, ragazzi, non ho neanche guardato se c'erano delle impostazioni in questo gioco. Ah, ecco, tipo volevo attivare qualcosa. Giusto per... ok, qua è tutto a posto. Qui anche, ok, perfetto. Non avevo giusto controllato perché non ho trovato un menu principale. Probabilmente il menu principale lo si trova, diciamo, dalla seconda volta che si starta, ecco. Ce la fai, ok. Ok, usciamo. Giusto. Ok. Salve. Siamo dei maestri di castello. Grazie, grazie.
I don't know how to tell you this, but ok, equipaggiamento, insegnarti come vestirti. Grazie. Insegna come vestirmi. Allora, bla bla bla. Inventario. Ah, ok, per aprire l'inventario dobbiamo cliccare qua. Pensavo con I che si aprisse, ma ok. To keep an item, click on the item and move it. Ok. Abbiamo un lampadario adesso in mano. Mi sembra la nostra camicia. Possiamo cambiarla la camicia di forza qua. Ok, direi che è più OP questo, giusto? Ok, bello. Adesso siamo diventati, non so, tipo pigiamino da notte questo. Prima eravamo dei carcerati. Ok. Questo è un anello. Ok. Questi non... Ok, non mi interessano. We're gonna need to beef up your skill set a little bit before we up the ante. But who can teach me such a skill? Ok, un po' di skill, vediamo un po'. Well, I'll tell you who. This skill is gonna be so useful. You should be the one paying me. Ma anche no, tranquillo. Ok, guardiamo ora le skill. Ok, questo è il nostro ramo di skill, Flame Burst. Allora, equip skill cliccando sull'icona e trascinandolo nell'empty slot, ok, come classico. Così. Perfetto, quindi col tasto destro adesso abbiamo... Ok. Now I've been shopping your name around town. Calling in some favors. Certo, andiamo a cercare lavoro per il poveraccio. Per il poveraccio. Your eternal gratitude and contract. Ok, andiamo a cercarci qualche quest o qualcosa di simile, ecco. Ok, guardate quanto siamo diventati belli. E guardate, siamo inguardabili. Quindi col tasto destro posso usare la mia skill adesso. Consuma mana, sì. Ok. This pathetic excuse for a castle will soon be rubble. Ok, vai. Mi piace. Molto torchlightosa sta cosa. Ehi. Go away from me. Qui ci voglia un genio, ma. Via! Ok, quindi tasto sinistro. Attacco normale, tasto destro, attacco speciale che consuma davvero pochissimo mana, 18 mana, scusate, poco, si rigenera straveloce. Anche l'interfaccia ricorda molto... No. Ricorda molto... Torchlight. Aspettate. Ah, ok, dovevo andare di qua. Camera rotation, click on the camera rotation button. Ah, ok, devo cliccare qua. Ah, ok. Quanto? Bam! Bam! E qui? Qua c'è un altro Pokémon rotante. No, ho sbagliato direzione. Polli! Via, polli! Dobbiamo combattere contro i polli. Via! Bella la musica di sottofondo comunque. È abbastanza immersiva. Che è questo? Schifo. Disintegrato. No. Qua c'è qualcosa? Non è vero, è una finta. Via! Questo è più grosso. Madonna ragazzi, si disintegrano al volo. Via. Anche voi! E mi piacciono i maghi, ragazzi. Sapete quante ore ho perso a Guild Wars 2 con l'elementalista? Madonna, la classe penso più bella di qualsiasi MMORPG, l'elementalista di Guild Wars 2. Ok. Polli! Oh, siamo saliti di livello in mezzo alle piume. Ok. Quindi? Boh, forse me lo spiegherà dopo. Oh, qua c'è un boss. Derp. Questo è un derp. Questo è un super derp. No, lasciami stare. Ha incolpiti. Ok, come non derp.
Vai, morto bruciato. Non ha quanto looting, proprio stile Diablo Torchlight violento, proprio. È finito. Premi alt 1 e 3 per l'emotico. Vai. Alt è l'altro. Alt è l'altro, ok. La voce non c'entra un tubo col personaggio. Diamo il 2. Come out to play. Sì, è la terza. Your defenses lie battered before. Bravo, me. Sei far roccare un lampione. Jax sarà fiero di te. Poi abbiamo raccolto tutto. Le scale, vabbè, andiamo di qua. Ok, level 2. Abbiamo sbloccato Storm Armor. Aumenta la tua armatura di 30, la tua resistenza magica, riflette 10 danni fisici e, diciamo, fa danni elettrici a tutti gli attaccanti, rendendoli vulnerabili ai danni magici. OP, mi piace. Equip. Eccola qua, new skill. Ve la mettiamo. La mettiamo qua, nell'uno. O nella Q, perché ho il mouse con la Q. Non posso. Va bene, la mettiamo nell'uno, non mi offendo. You did it, buddy! Or should I say, you did it, homeowner? That's right. A promise from your man Cornelius is cash in the bag. Sì, dammi gli soldi, caccia gli soldi. The keys to your very own castle! Grazie, mi dai un castello. Dunque, devo dire che per ora, per essere un free to play, assomiglia molto a Torch. È una via di mezzo tra Torch e Diablo. Ho visto qualche spoiler, dovrebbe poi avere anche qualche elemento di dungeon creating, esatto. Ok, quindi forse possiamo creare il nostro castello. Vediamo un po'. Allora, questo è il nostro castello. Ok, qua c'è. Ok, è il nostro Nexus questo. It's the source of your home's general airborneness. Upgrading the heart is the first step if you want to improve anything else. Here's your gold storage. Ok, qua c'è la nostra riserva di oro. When you max out your storage capacity, you can upgrade it so it'll hold more. E possiamo aumentarne la capacità con gli upgrade. This is your life force storage, invece, where you keep the juice you need to build things. Questa è tipo le nostre risorse per costruire cose. Ok, ed è upgradabile anche questo. Our next order of business is to make sure that the flow of gold into our. Ok, dice che dobbiamo assicurarci un afflusso di oro nelle nostre casse, quindi installiamo una gold mine. Ok, perché potrebbero anche giungere, diciamo, degli invasori a. Ok, installa una gold mine. Ok. Allora, dobbiamo cliccare nell'Architect Office. Architect Office. Appena lo trovo. Questo? No, questo è il nostro personaggio. Ah, forse è questo. Eccolo qua, architetto. Era il bancone. Ok, costruisci. Eccola qua, gold mine. Vai. Ora cerchiamoli un buon punto. Vediamo un po'. Mettiamo qua. Ah, ok, quello è un punto dove non può essere messo. Quindi vediamo un po'. Ah, ok, deve essere messa, diciamo, qua. Queste zone qua. Allora, la mettiamo qua. Qua. Great job! The money train has left the station. Perfetto. I think I hear knocking at the front door. Qualcuno bussa. Cos'è un rospo? Oh, ragazzi, ci sta minacciando. C'è un rospo che ci minaccia. Wow, you must really have gotten under his skin. You are not gonna take that, are you? Dobbiamo prepararci. Ok, installiamo un blacksmith, quindi un fabbro. Ah, abbiamo il richiamo veloce qui. Allora, il fabbro, eccolo qua. Lo piazziamo qui. Grazie. The Potion Brewery can be found in the Architect Office. E piazziamo anche quella, dov'è il problema? Eccola qua, finché ci dai i tuoi soldi.
Comunque sembra è abbastanza strategico questo elemento. Non ho ancora ben capito poi come funziona, ma lo vedremo insieme, penso, adesso e nel prossimo gameplay magari. Allora, dobbiamo creare una pozione, quindi clicchiamo qui. Ok, per 100 monete prendiamo una mineral potion. Ok. Ora dobbiamo cliccare sul blacksmith che è qua. E ci facciamo craftare questa staff, che sembra comunque più forte della nostra. Quindi per 25 monete. Fa l'elettricità adesso. Ok. Attack. Before going after Snottingham, attack a few weaker castles. Ok. Dobbiamo attaccare quindi dei castelli un po' minori prima di andare. Allora, look around dragging the mouse. Ok, quindi possiamo guardarci attorno. Lì c'è un castello di livello 3. Ok, finché non raggiungiamo il livello 5. Qui c'è un livello 4, livello 2. Livello 2, andiamo qua. Livello 2 dovremmo farcela. Attack! Ok. Abbiamo qui la nostra nuova spell che ci darà armor. La teniamo pronta. Let me in here immediately! Ecco. Utile. Quanto dura? Forse dura... No. Dura un po'. C'è scritto quanto dura. Dura... No, dall'altra parte. Ok, è che questi nemici ancora non hanno le mani, quindi abbiamo defeated the cow. Oh. C'era un polpo. Mi stupisco che c'era un tentacolo e non è un gioco giapponese. Oddio. Credo che ancora problemi di mana non ne abbiamo. Abbiamo trovato un magic cape. Ok, non si può equipaggiare durante la... Salve! Ok. Ok, questo è finto. Mi sembra tutto qualcosa da aprire, ma... Via! Non mi piacciono i ragni. Che parte giri? Via, via, ok. Li abbiamo fatti disintegrare da... Soldi ovunque. Ah, lì c'è un tentacolo, non ci casco. Non ci casco, via. Veloce. Non male che c'è una colonna buggata. Quanti, siete troppi. Armatura, salvami. Ok. Stiamo trovando una collezione di... cosi per la testa, insomma, di cappe. Si chiama. È già finito? Ah, era quello il conte. No, non era quello. Beh, piacere. Se siamo saliti di livello. Non siamo saliti di livello. Va bene, allora andiamo, dato che noi siamo. Dato che siamo OP, andiamo in quello di livello 4, dai. Faremo una bruttissima fine, lo sapete. Però almeno c'è un po' di sfida. Cazzo, si deve c'è un buono. Fa niente, ce la faremo. Adesso moriamo, adesso moriamo. Però dai, state con me, insieme ce la faremo. Noi troviamo nemici stra OP. Oddio i polli OP. Ok, già tre polli hanno necessitato di due spell. Ok, qua non c'è nulla. Un po' lento, non c'è una corsa, qualcosa. Oddio, cosa ho aperto? Speravo di... Due polli! Ok. Per ora ce la fa... Se i nemici restano così, ce la facciamo. Se aumentano di difficoltà... Lì c'è una roba malvagia, cos'è? Ho paura. Cos'è? Oddio, che schifo è esploso. Ok. Siamo saliti di livello. Polli! Io vi odio. C'è un mio caro amico che i propri genitori hanno una polleria. Quindi mi piace Dodo. Se guardando questo video ti sentirai turbato nell'animo. Non so. Pollo!
fatto stealth da dietro. Non c'è niente da lootare qua. Ok, andiamo prima qua. Scendiamo. Morite! Morite! Ok. Proseguiamo di qui, che è l'unica direzione possibile. Parapaparapaparapapam. Carina la musica. Ok. Devo dire che non mi dispiace questo gioco. Se c'è una componente multiplayer. Oddio, quanti polli. Oddio, quante piume. Ma c'è uno schifo. Ok. Ok, qua c'è l'uscita. Tu volevi sopravvivere? Magari c'era qualcosa di qua, aspettate. Mollo. Eh no, facciamo semplicemente il giro intorno. Ok, abbiamo preso tutto, siamo saliti di livello. Usciamo. Vittoria, beh, devo dire che mi ha avvertito del livello troppo alto, ma sinceramente sarebbe riuscito anche un demente. Ok, siamo saliti di livello, giusto? Abbiamo Death Grip. Allora, Sand Black Tendris, The Sept Force, Inacorn. Ok, ok, praticamente gli dà uno slow, ci cura anche e fa dei danni. Non lo sembra male. Equipaggiamolo qua al 2. E abbiamo anche del nuovo equipaggiamento, vediamo, tipo questo. Ok, più 6, quindi lo... è uguale. Questo. Oddio, ma siamo è inguardabile sto tizio. Oh, vabbè, adesso sì che sei proprio un mago zurli, tutto azzurrino. Che questo aumenta i danni, però ci riduce la vita. Però devo dire che 10 di danno sono parecchi, eh. Ah, ma non possiamo... Ah sì, possiamo equipaggiarlo. Ok. Direi che abbiamo fatto sufficienza. Che dite? Proviamo. Forse non possiamo proprio ancora andarci. Possiamo? Dai, ci proviamo, ragazzi. Dai, con voi sono sicuro ce la faremo. Sostenetevi in questa epica impresa. Poi, calmo. Abbiamo anche la nuova spell. Non so se è a target o... c'è dello schifo qua. Cerchiamo di evitare lo schifo. Lanciamo delle kamehameha. Così non mi vedono. Mi ha colpito. Ban. Che parte andiamo? Boh, ne andiamo. Siete tanti adesso. Nuova skill! Evito tutto. Non mi prenderete, non mi avrete. Via. Oh, ok. Ah, ma ce n'è altro qua. Non si fa tanto male alla nuova skill, vediamo. No, per niente. È utile perché li slowa, li blocca. E cose del genere. Quanti qua. Cioè, Snot Kilgrim non è assolutamente una parodia a Scott Pilgrim, eh. Vai. Fight. Perfetto. Non abbiamo praticamente perso vita. Così via. Schifoso. Dove dobbiamo andare? Di qua no? Non passare sopra lo schifo. Qua no. Torniamo per sicurezza anche da questa parte, ma non vedo nulla. Ok, torniamo indietro allora. Qua non c'è niente. Ci siamo persi qualche punto nel quale andare, presumo. No, sono passato sullo schifo.
banna a me. Ragazzi, e questo è il nostro timer, quindi direi che finiamo questo castle e stoppiamo la prima parte. Dove devo andare? Sono... Ah, aspettate, però da qua si intravede qualcosa. Ma non è accessibile, quindi... Calma e sangue freddo. Troveremo la via. Come diceva il Re Leone, l'amore troverà la via. Ah, ok, eccola qua la via. Dai, andiamo. Oddio, ho spaventato. Via, sposta. Via. Level 4, perfetto. Saliamo anche più in fretta di livello. Direi che la difficoltà è un po' probabilmente. In teoria dovrebbe essere stradifficile questo castello. Adesso poi esce il boss e ci secca come minimo. Via. Ah. Non lo colpisco però. Ok. Questi non mi incoraggiano. Salve popolo. Ok. E io passo di qua. Alla faccia vostra. Salve Ciclope 1. Ciclope 1 livello 4. Lei è debole, signor Ciclope. Non ha nessuna utilità nel ferirmi, mi spiace. C'è un buon papitino. Via. Fammo tutto. Un buon papitino che ha evocato gli scheletri. Non... Cos'è sto schifo? No. Oh, schifo. Devo passare di lì. Per forza. Andiamo nello... Questa è gelatina. Ma che schifo. Oh. Che schifo. Originale come ti ha aperto. Un altro ciclope. Via. Via, lontani da me. Questi attacchi non mi feriscono. Ho la mia prode armatura. Ok, qua non possiamo. No, no. Ok, calma. Ok. Vi ho visti, barili. Ok, qualche danno qua l'ho preso. Non tantissimo, ma qualche danno si è sentito. Okay. Dai, cerchiamo il boss, così finiamo il nostro video. Schifo, evitiamo schifo ovunque qua. C'è un'altra gelatina qua. Oh, veloce che questo vuole seccarmi. No, via da lì, via, spostati! Ok, spegni la vita. Ciappa gli sordi. Attento allo schifo. Bello lungo sto castello, eh. E effettivamente c'è il boss, quindi. No, schifo. Schifo, via. Qua c'è troppo schifo per passare. Tutti in fila. Bella, mi spiace questa spella, è strautile. Tutti in fila, bravi, tutti in fila. Guardate che giro dobbiamo fare per evitare di passare sullo schifo. Il mana a terminarlo non esiste proprio. Siamo pieni di roba, fa niente. Oh, piano, tranquillo. Oh, quanti bei. Fuori. Tosto, eh. Ah, delicious satisfaction. Schifo everywhere, schifo everywhere. Via. Oh, ecco qua il nostro caro boss. Salve. Saliti di livello, OP. Lasciamoci qualche vita. Venga. Signor boss, lei è scadente.
Signor boss, lei fa pena. Signor boss, lei non ne azzecca uno. Signor boss, lei è brutto e incompetente. Io la uccido. Yeah. Abbiamo l'inventario pieno. Mi facessi buttare qualcosa, mi piacerebbe come cosa. E no. Ok, vabbè, pazienza. Peccato però, mi fai lasciare la roba lì. È una brutta persona. Yeah. Pam, lui gli dice: dammi i soldi. Yeah, soldi per tutti. Sì, ce l'abbiamo fatta. Questa mi è piaciuta, li metto 5. Siamo stati bravi. Ok, l'abbiamo sconfitto. Piacere. E niente ragazzi, mi fermo qua perché adesso giro subito la seconda parte, quindi riprendiamo direttamente da qui. Ovviamente iscrivetevi al nostro canale, spero che questo gioco vi sia piaciuto, a me è piaciuto abbastanza. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, iscrivetevi al canale per altri video, seguite la seconda parte che adesso andrò a girare, ma probabilmente non verrà caricata lo stesso giorno di questa, presumo. E niente, che dirvi, qui da Felice per la rubrica Happy Gamer di everyeye.it è tutto, iscrivetevi al canale e bye bye!